guys, benvenuti a tutti, siamo arrivati in un video delle 5. Fatemi sapere se vi piace o no l'idea di due video al giorno. Noi ci proviamo, vediamo come va a finire. Ma soprattutto fatemelo sapere voi se vi va bene come idea oppure no. E infatti oggi abbiamo un altro bel video. Oggi forse dovevo dire a distanza di 3 ore, ma va bene. È uscito anche un video alle ore 2 che parlavamo di un glitch per fare V-Bucks infinite, una cosa assurda. Ma ora parliamo di quello che è un altro easter egg, perché questo qua non è del tutto un glitch, il metodo esatto a chiamarlo è un easter egg, ragazzi. Ma prima di passare alla news, prima di passare al video stesso, vi faccio le solite premesse che se vi piace il contenuto, se vi piace comunque il canale in generale, io mi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina che si trova subito sulla destra. Mi raccomando, lasciate tantissimi pollicino in su, ma soprattutto condividete il video con tutti i vostri amici per finire su questa schermata. E mi raccomando, passate anche per il mio profilo Instagram, link in descrizione. Allacciate le cinture, preparatevi per Random Game. Raga, abbiamo due news in un solo giorno. È un evento rarissimo. Non ho mai provato a fare due video al giorno. Infatti è la mia prima volta e vorrei un vostro consiglio. Oggi abbiamo un video. Perché io dico oggi? Perché sono abituato a dire un video al giorno, ma va bene. Raga, abbiamo un video dove parliamo di come raggiungere il forziere segreto. Perché sì, come in ogni gioco, anche su Fortnite, i creatori tendono a mettere molti easter egg. Che cosa sono gli easter egg, raga? Detto in modo molto breve, ti ne presenti Minecraft? Herobrine è un easter egg. Ecco, detto così secco. Ormai, ragazzi, sappiamo che Fortnite nasconde parecchi segreti all'interno della sua mappa di gioco, molti dei quali restano ancora in attesa di essere svelati. Per qualche motivo gli sviluppatori dell'Epic Games si divertono stagione dopo stagione a nascondere per la mappa un camioncino dei gelati che al suo interno nasconde un forziere segreto. Per chi di voi non lo sapesse, anche in questa stagione è presente un forziere segreto che, a differenza degli altri, sta facendo impazzire i giocatori di tutto il mondo, perché è proprio impossibile da raggiungere. Il forziere si trova a sprofondo stanzio all'interno del camioncino dei gelati, e distruggendo quest'ultimo automaticamente finisce distrutto anche il forziere stesso. Nonostante questo, un giocatore molto furbo ha trovato un modo di raggiungere lo stesso forziere segreto di Fortnite e anche di scoprire cosa c'è al suo interno. E raga, è una cosa assurdissima, perché io col mio gruppo di amici ogni stagione, ormai dalla stagione di supereroi, non passiamo ore a trovare questi easter egg più che giocare. Lo so, siamo fatti così, ma magari ci sono persone un po' come noi, è per questo che sto portando questo video, che siete curiosissimi di sapere questi easter egg, e io sono qui per illuminarvi e farvi vedere dove si trovano, come raggiungerli e tant'altro. Il metodo che il giocatore ha utilizzato per raggiungere il forziere segreto di profondo stanzio è una sorta di glitch che ha richiesto la combinazione di un trampolino di lancio e una pietra oscura. Peccato che alla fine di tutta la storia il forziere segreto si è rivelato un enorme scherzo da parte della Epic Games. Contiene semplici oggetti e strumenti comuni, nessuna vera ricompensa per tanta fatica. Chissà dove verrà nascosto il camioncino dei gelati e il relativo forziere con l'inizio della stagione 7. Io ovviamente mi metterò alla ricerca per trovarlo anche nella prossima stagione, quindi raga, fatemi sapere se anche voi siete curiosissimi di sapere dove si nasconderà il prossimo easter egg nella prossima stagione, in modo tale che vediamo di portare qualche news e ovviamente qualche video quando lo troveremo. Ma in ogni caso, ora sapete come fare se volete provare a raggiungerlo anche voi. Ma vi assicuro che tutto il tempo che vi richiede lo sforzo per farlo nel modo corretto non ne vale la pena, visto che la ricompensa scarsa c'è all'interno che di forzieri così in tutta la mappa ne avete fin troppi. Quindi non vi dà niente di spettacolare, niente di nuovo, niente di assurdo, niente cose iper leggendarie e nient'altro. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo è così. I thought that there would be an insanely deep Jared, cave. You said there were three chests. It sounded like three. Break it. No. It sounded like multiple. Open it. Open it? Open it. Open yeah, it. Open it. Open it. Open it. Oh! That's actually a scar. We had a scar in there, guys. Oh, yes. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questo video. Anche nel video di oggi. Oggi abbiamo avuto veramente dei video corti. Ma a noi non importa, perché importa soltanto aggiornarvi e tant'altro. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina se vi piacciono questi contenuti di video. Noi ci vediamo domani, perché questo qui delle ore 5 era l'ultimo video. Mi raccomando di condividere il video con tutti i vostri amici per supportare il canale. Lasciate tantissimi pollicioni in su, e se vi va passare anche per il mio profilo Instagram, link in descrizione. E ciao belli!